Ciao a tutti amici, benvenuti ad una nuova avventura chiamata Futura. Io sono Manuel e oggi ho il piacere di mostrarvi Subnautica. Questo interessante titolo lo potete trovare sia per console, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, che per PC tramite Steam, al costo di 29 euro. Dunque, questo titolo i giocatori di Steam lo conosceranno molto bene, in quanto è rimasto in accesso anticipato per diverso tempo. Subnautica è un'avventura survival in prima persona. Voi siete a bordo di un'astronave, partite per la missione, direzione nuovo pianeta alieno, avrete una avaria e purtroppo ci sarà un atterraggio di fortuna. Voi sarete gli unici sopravvissuti dell'intero equipaggio. Appena uscirete dalla vostra capsula potrete notare appunto la vostra astronave in fiamme e sarete circondati da un pianeta interamente ricoperto d'acqua. La prima cosa da fare sarà naturalmente quella di sopravvivere. Ci sarà un breve tutorial che vi farà vedere le fondamentali, dopodiché il giocatore viene lasciato solo, anche se non è proprio così, in quanto per poter esplorare tutta la mappa dovrete andare a craftare, ovvero a creare degli oggetti che vi permetteranno di raggiungere zone più profonde, quindi avere una bombola di ossigeno più capiente, delle armi più forti per uccidere i nemici e tutto quanto possa servire per avanzare. E per far questo dovrete naturalmente continuare a immergervi, recuperare della flora, della fauna e dei materiali, tornare nel vostro, diciamo così, piccolo rifugio e costruire. Potrete costruire anche degli edifici sott'acqua, insomma è veramente tanta roba da fare. Detto questo, Subnautica non è semplicemente un survival come altri, in quanto il gioco presenta anche altri parametri da tenere sott'occhio, come la fame, la sete e naturalmente la vostra energia. Però tranquilli, non sono molto fastidiosi, non vi mettono ansia, quindi vi daranno la possibilità di poter esplorare tranquillamente. La grafica è bellissima, ci sono dei fondali oceanici veramente unici e per completare la trama ci vanno circa 60 ore, senza contare che il gioco è sottotitolato in italiano e presenta anche una modalità creativa che vi permetterà di esplorare in lungo e in largo, lasciando da parte la trama. Se amate questo genere di giochi, non fatevelo assolutamente scappare. Alla prossima!